ragazze, finalmente questo è il video in cui vi dico quali sono i miei esercizi preferiti per poter dire culotte de cheval, adieu! Voglio iniziare questo video prima facendo una breve intro su quello che sono le culottes de cheval e per questo mi affido a fonti molto più tecniche di me. Le culottes de cheval sono una forma di cellulite caratterizzata da noduli sottocutanei ed avvallamenti. Si manifestano come accumuli d'apide nella zona trocanterica, il che significa nello stacco tra il gluteo e la gamba. Sapete quel cuscinetto che viene a lato, che dà questa forma ovale che io chiamo a barchetta? Quello, ma di sicuro se state guardando questo video saprete già di cosa sto parlando. Diciamo che la loro causa è la solita causa che si attribuisce alla cellulite, cioè ad esempio postura scorretta, fumo, abuso di alcol, alimentazione scorretta, vestiti troppo stretti, pillola, eccessivo consumo di sale, tacchi alti. Insomma, le abbiamo sentite tutte e sinceramente io, dopo che l'ho sentita, dicevo sempre: bene, non fumo, non mi metto i tacchi, non mi metto pantaloni troppo stretti, ho un'alimentazione che è più sana di così non si può. Cosa cavolo devo fare? Bene, se vi trovate nella mia stessa situazione, allora forse è bene incominciare a lavorare anche dal punto di vista dell'allenamento. Per questo, da quando vi parlai per la prima volta del fatto che io avevo le culotte de cheval, questo avvenne circa 2 anni fa, ho incominciato a studiare degli esercizi o comunque cercare di capire quali esercizi funzionassero di più sul mio corpo e fossero targetizzati a quell'obiettivo, quindi che andassero davvero a lavorare sullo stacco o sul punto di intersezione tra il gluteo e il bicipite femorale. Quindi adesso vi faccio vedere una carrellata di esercizi che sono i miei preferiti. Iniziamo con il mio esercizio preferito, che sono gli stacchi a gambe tese o semitese. Quando tirate su il bilanciere, non è la schiena, non sono le braccia che lo tirano su, ma sono i glutei. Le braccia e la schiena sono soltanto per accompagnare il movimento, ma non dovete sentire assolutamente male o sforzo in quelle parti, ma davvero concentrare l'esercizio e sentirlo nel gluteo. Un altro esercizio simile, ma che si concentra anche sulla parte interna, è lo stacco sumo, quindi con le gambe divaricate, e solitamente con questo si riesce a scendere molto più profondamente, per questo motivo che lo faccio rialzata sugli step. Sempre stesse accortezze, stare attente alla posizione della schiena, mantenere le curve naturali del nostro corpo e far sì che sia davvero il gluteo a tirare su. Un altro esercizio fondamentale sono gli squat. Quello che più sento lavorare per questo problema è lo squat molleggiato. L'ampiezza di movimento non è tanta, non si scende oltre il parallelo e non si sale fino a essere in piedi. Si rimane in un'ampiezza abbastanza limitata, che però è quella che permette di lavorare solo di gluteo, cioè io sto facendo questo esercizio alzandomi e scendendo, sforzando e contraendo soltanto i glutei. Un altro esercizio immancabile è l'hip thrust, che potete fare sia col bilanciere che senza, e qui è davvero importante cercare di eseguirlo correttamente. Informatevi, chiedete al vostro personal trainer, chiedete all'istruttore di sala, perché questo, se eseguito bene, è davvero efficace. Ricordate sempre di non spingere indietro con la schiena, ma spingere il bacino in alto. Accompagnate il bilanciere nel movimento in discesa, perché la schiena non si deve inarcare, ma deve rimanere rigida, affinché sia solo il gluteo o comunque il bicipite femorale a spingere in su il bilanciere. Questo può essere anche fatto a mo' di ponte. Dipende dal vostro livello di allenamento, dipende anche da cosa avete a disposizione, e per renderlo ancora più difficile potete farlo appoggiandovi ad uno step. Qui l'ampiezza di movimento aumenta e quindi potete lavorare di più. Se volete sentirlo ancora più potentemente, cercate di tenere almeno per un secondo la posizione in isometria quando siete in contrazione. Potete anche fare la variante di farlo con una gamba alla volta. Questo è, secondo me, ancora più difficile, e infatti solo dopo che ero un pochino allenata e l'avevo già un po' studiato e capito il movimento sono riuscita a fare. Però è davvero top. Un altro esercizio che ho recentemente inserito nei miei allenamenti, perché ho capito come si faceva, sono gli slanci indietro ai cavi.
Questo mi raccomando è un esercizio che dovete fare bene, perché sennò vi fate solo che male alla schiena. Come vedete, prima di iniziare l'esercizio mi posiziono e metto la schiena totalmente parallela al terreno. Uso le maniglie per appoggiarmi e mi controllo allo specchio. Questo è fondamentale, perché sennò finite l'esercizio con un dolore ai lombari pazzesco. Qui è totalmente un movimento di spinta indietro. C'è chi lo fa mantenendo la gamba dritta, io invece preferisco piegarla proprio per dare lo slancio e far sì che il bicipite femorale si contragga e poi si distenda, che in realtà è così che dovrebbe essere, in quanto i muscoli per lavorare si devono prima di contrarre e poi distendere. Un altro esercizio chiave sono gli affondi. Io li faccio camminati oppure sul posto. Quelli camminati devono essere eseguiti bene, con calma e piano. Secondo me più piano si va meglio è, perché almeno si riesce a controllare il movimento e si evita di commettere alcuni errori, ad esempio portare il ginocchio troppo avanti rispetto alla punta e non fare un affondo abbastanza profondo. Però potete farli anche sul posto. Questi sono secondo me più facili per chi si sta approcciando a questo esercizio, perché ti permette di controllare bene il movimento. Diciamo che questo esercizio si sente anche sul quadricipite, insomma è difficile isolare totalmente una parte del corpo, però insomma se si lavora anche quadricipite non ci si può lamentare. Un altro esercizio che ho amato è l'apri e chiudi al TRX, infilando i piedi nel TRX, girandosi, stando in una posizione di plank. Si fa una specie di pendulum, quindi si può fare o aprendo una gamba e chiudendo l'altra e poi aprendo l'altra, oppure insieme. Mi raccomando, tenete il corpo rigido, non piegate la schiena, non inarcatela, ma soprattutto non seguite le gambe, perché sennò è un movimento del corpo e non che si concentra solamente sul gluteo. Per finire, un esercizio assassino sono gli arch body, praticamente delle isometrie, cioè posizioni da tenere a lungo tempo. Praticamente bisogna alzare sia le gambe che le braccia e contrarre i glutei, perché sono i glutei che contraendosi tengono su baracca e burattini. Io ho fatto tutti questi esercizi ieri e oggi ho il sedere che mi fa un male, ma di un male che non riesco a camminare. Il mio consiglio è di non andare all in, di non impazzire cercando di fare tutti questi esercizi in un allenamento, perché è anche controproducente. Piuttosto inserite 2-3 esercizi di questi che vi ho proposto nelle vostre schede quando andate ad allenare le gambe o la parte inferiore. Sono consapevole e so che ci sono tantissimi altri esercizi che non vi ho fatto vedere, ad esempio il leg curl, però diciamo che ho cercato di fare numero tondo, ve ne ho fatti vedere 10, insomma, questa è la realtà. Quindi se volete altri esercizi un pochino più avanzati o diversi, che magari scopro e non ho inserito, fatemelo sapere, magari farò una parte DOS. Voglio concludere questo video dicendovi che sono 2 anni che cerco di lavorare su questo problema e nonostante io segua una sana alimentazione e abbia lavorato molto su questo problema, è diminuito ma assolutamente non è stato eradicato, eliminato. Comunque continuo ad avere la cellulite, comunque continuo ad avere le culotte cheval e questo è perché sono predisposta geneticamente. Io ho geneticamente il fisico a pera, cioè se accumulo grasso tutto mi va lì. Se io prendo 3-4 kg mi vanno tutti sui glutei, lì, nelle culotte cheval. Ci sono persone che hanno fisici diversi, ad esempio c'è il fisico a mela, dove tutto il grasso che si accumula va a depositarsi nella parte dell'addome. E quindi il mio consiglio è quello di cercare di fare il massimo nel vostro potere. Mangiate sano, mangiate bene, allenatevi, invece di prendere l'ascensore prendete le scale, fate queste piccole accortezze, ma io sono sicura che l'unica cosa che me la farà davvero passare sarà accettare di averla, imparare a fregarmene e conviverci. Devo accettare che sono fatta così e al mare un po' di abbronzatura e passa la paura. Un abbraccio ragazze, spero di esservi stata utile.